nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova diretta di Crociera Cattolica. Ho il piacere di avere finalmente un'altra donna, è già un miracolo questa, la moglie del mio carissimo amico Daniele Trabucco, Francesca Ferraz, coordinatrice all'università, correggimi se sbaglio, università Dolomiti di Bellinzona praticamente, e mamma soprattutto, per parlare con Francesca della tematica che mi riguarda, su cui Crociera Cattolica ha preso una posizione netta e precisa, ovvero sulla DAD e i danni che sta producendo, soprattutto sui bambini. Lei è mamma di due bambini di 9 e 8 anni, giusto Paolo? Esatto, e Tommaso, esatto, Paolo e Tommaso. Di lei finalmente una giovane mamma. Praticamente che parla di questo. Allora, volevo iniziare subito meditando, riflettendo su due articoli con Francesca, praticamente, anche se con il nuovo decreto, l'unica cosa positiva del nuovo decreto praticamente è che riapriranno le scuole in zona rossa anche, e questa è l'unica nota positiva, e ci stanno tante altre note negative su cui poi parleremo più diffusamente con le altre dirette. Però c'è stato questo articolo del 22 marzo. Riaprite le scuole a richiesta di oltre 100 tra pediatri, neuropsichiatri, educatori veneti e soprattutto Vassoni indaga la soluzione che consente di aprire le scuole in ordine e grado o dovremo rassegnarci a riparare danni di questo blackout relazione educativo per molti molti anni. E poi l'Unicef, naturalmente voi sapete come la penso, però praticamente in un articolo, dati di Unicef che l'infanzia non ha subito dei vari danni dei lockdown. Praticamente nei paesi in via di sviluppo la povertà infantile dovrebbe aumentare di circa il 15%. Le scuole per oltre 168 milioni di scolari in tutto il mondo sono chiuse da quasi un anno. Almeno un bambino di età scolare su tre non è stato in grado di accedere all'apprendimento remoto, quindi c'è stata anche la dispersione scolastica. Prima della fine del decennio potrebbero verificarsi circa 10 milioni di matrimoni infantili in più, minacciando anni di progresso in riduzione alla pratica. Almeno un bambino e giovane su sette ha vissuto con politiche di soggiorno a casa per la maggior parte dell'ultimo anno, ciò gli ha provocato sentimenti di ansia, depressione e isolamento. Questi sono soltanto alcuni dei danni. Allora, volevo chiederti, Francesca, tu come hai vissuto questo, per questo anno drammatico? Soprattutto, come sei riuscita a conciliare la tua professione con il tuo essere mamma? E soprattutto, come hai cercato di tamponare questo danno nei tuoi figli? E ti ringrazio. Prego, Francesca, grazie. Grazie, grazie Gianluca a te e grazie anche a tutti gli ospiti che seguono questa intervista. Ma allora, guarda, è stato come dici tu un anno drammatico, perché un anno difficile da gestire, perché come tante altre mamme, la necessità era quella di conciliare il lavoro che comunque doveva andare avanti e conciliare l'esigenza scolastica, formativa e anche personale dei bambini, dei figli. E entrambe le cose dovevano procedere, quindi sia il lavoro che la famiglia, diciamo così, no? Riassumendo un po'. I bambini l'anno scorso, da marzo fino a giugno, sono stati a casa e quindi hanno frequentato in parte la DAD. La didattica appunto via video online e in parte l'anno scorso non c'era nemmeno la didattica online, non c'era neanche la DAD, no? Cioè le maestre mandavano via mail attraverso la posta elettronica il lavoro da svolgere a casa, quindi di fatto noi mamme ci siamo trasformate anche in maestre e non tutte avevano comunque la disponibilità di tempo, ma anche proprio la disponibilità mentale, insomma, per poterlo fare, le categorie per poterlo fare, quindi è stato molto molto impegnativo. Quest'anno la didattica in presenza, per fortuna almeno in Veneto per un bel periodo, è ripresa e nelle ultime settimane invece si è ripresentato questo problema della DAD, quindi la Come lo didattica stai vivendo tu? Come a lo stai vivendo questo distanza. periodo? Guarda, appunto, il problema è quello di cercare di capire che questi poveri bambini possano avere tutto il necessario, no? Necessario per poter progredire anche a livello psicologico, mentale e didattico. Quindi dar comunque loro la possibilità di imparare.
perché l'esigenza principale quando hai dei bambini in età scolare è proprio questa, cioè dargli la possibilità di imparare, di proseguire. E questo non sempre è immediato, perché comunque questi bambini si trovano di fronte a un PC. Penso anche a Tommaso che fa la seconda elementare, è iscritto alla seconda elementare, non è facile gestire comunque 4 ore di didattica a distanza di fronte ad un PC. La connessione c'è e non c'è. Noi a casa per fortuna abbiamo anche una buona connessione, però insomma non sempre c'è. Dall'altra parte comunque anche le maestre si trovano molto a disagio, perché a loro volta magari sono mamme che devono nello stesso momento gestire la didattica dei loro figli e la didattica dei discenti, quindi degli studenti che si trovano di fronte. Trasmettere tra l'altro le emozioni dell'insegnamento della scuola primaria attraverso il PC, lo schermo, è Sì, facile, cioè vieni qua. la didattica delle elementari si basa anche Volevo tanto chiederti una cosa, sulla qualità. Francesca. Sì, volevo chiederti una cosa. Ma per quanto riguarda praticamente, spiega agli ascoltatori di Crociera Cattolica, praticamente, come si svolge una giornata tipo in DAD, praticamente. Una giornata tipo, sì. Allora, guarda, io dividerei quello che è successo l'anno scorso da quello che è successo quest'anno, perché appunto sono due cose un po' differenti. L'anno scorso è stato ancora più drammatico, nel senso che io mi svegliavo molto presto al mattino, proprio entrando nel concreto della giornata. Sì, brava, brava. Molto, molto presto al mattino per poter intanto preparare tutto quello che riguardava il mio lavoro, perché appunto io coordino un polo universitario, comunque un'attività formativa e quindi anche la mia attività formativa era in DAD, didattica a distanza. Quindi l'inizio della giornata era solo ed esclusivamente per la preparazione di quelle che erano le lezioni da far partecipare ai miei studenti, diciamo così. Dopodiché i bambini si svegliavano, dovevano ovviamente rimanere a casa, quindi c'era tutto da preparare per la colazione. Per la mattina, dove comunque magari avevano qualche ora di lezione a distanza, ma per il resto dovevano auto-organizzarsi, perché io ero comunque impegnata, tutta la mattina con il mio lavoro, che non potevo assolutamente differire. Quindi mattina era di organizzazione e del mio lavoro, organizzavo i bambini che si arrangiavano, dopodiché al pomeriggio riuscivo finalmente a seguirli. E quindi attraverso questo materiale che arrivava via mail dalle maestre, andavamo avanti, alternando il bambino più piccolo al bambino più grande, con tutta la didattica, cioè tutto il lavoro che dovevano svolgere, quindi operazioni. Tommaso aveva iniziato la prima elementare, quindi imparava a leggere, imparava a scrivere. Fortuna un bambino molto intelligente, quindi insomma è riuscito a fare bene lo stesso. L'altro bambino era in terza elementare, quindi tutte le operazioni e divisioni da imparare, imparato a casa, perché appunto a scuola non erano ancora arrivati a spiegare le divisioni. Dopodiché, quando tutta la parte, diciamo così, di formazione dei bambini era terminata, il lavoro con i bambini era terminato, dovevo comunque riprendere in mano il lavoro, quindi preparare le lezioni per il giorno dopo, rispondere a tutta una serie di mail che nel frattempo si erano accumulate, quindi tutto il mio lavoro. Poi c'era comunque da preparare, sistemare un po' la casa, cena, lavare, stirare, le solite cose, e quindi io mi andavo a dormire dopo mezzanotte. Ecco, questa era la giornata Quindi ha tipo dovuto dal lunedì cambiare praticamente dal punto di vista psicologico. Quando inciso, io ti voglio leggere un articolo della Nuova Bussola Quotidiana, praticamente. Con i sì. lockdown e la didattica a distanza abbiamo forzato i ragazzi a dipendenza online. È aumentato soprattutto, secondo la neurologa Rosana Chifai-Negri, il fenomeno dell'online brain che colpisce il lobo frontale se la decisione della strategia che diventa atrofico e perde neuroni in modo irreversibile. La sottigliezza della corteccia vuol dire perdita neuronale. Tu hai visto qualche cambiamento nei tuoi figli, in Paolo e Tommaso, oppure cioè, sei riuscita, soprattutto nel sei di ansia, riuscì a dormire la notte?
e cose in questo periodo di carcerazione continua, cioè tu che cosa c'è? Se tu hai visto qualche cambiamento negativo, soprattutto praticamente, e come sei riuscita praticamente a limitarlo o addirittura attenuarlo e eliminarlo? Cioè, prego, Francesco, prego. Guarda, ti dirò, c'è una bella differenza di carattere tra i due figli, tra il più grande e il più piccolo. Quindi, mentre magari il più piccolo non ha mai avuto grossi problemi, anche dal punto di vista proprio psicologico in questo periodo, perché ha un altro carattere, è comunque un bambino molto più estroverso, è un bambino che nonostante tutto è riuscito anche a rimanere in contatto con i suoi amici, si telefonavano, si videochiamavano, eccetera. Il più grande invece, io ho notato che ha avuto per un bel periodo la tendenza a chiudersi un po' in se stesso, no? Proprio per questo discorso, perché comunque era sempre e comunque vincolato allo schermo del computer, vincolato anche a rimanere in casa, no? E questa mancanza di relazione con i compagni, forse anche perché è un po' più grandino proprio e quindi aveva maggiormente anche bisogno di uno scambio fisico, no? Magari ha sicuramente inciso. Io ho sempre cercato comunque di farlo uscire nonostante tutto Bravo, e bravo, quindi di fare qualche passeggiata bravo. con loro anche entro i limiti previsti dalla legge senza violare la normativa però di scendere sotto casa e tirare quattro calci al pallone, di andare in un boschetto che avevamo vicino casa. Certo, comunque noi viviamo anche in un posto dove siamo abbastanza avvantaggiati perché c'è un boschetto vicino a casa, c'è la possibilità di fare quattro passi. Però immagino e so per certo. Ti volevo chiedere, quanto è inciso sui tuoi figli il non avere più relazioni con gli altri compagni di classe, se non con lo schermo e tutto, in questa fase che è così delicata e importante? Infatti, questo ha sicuramente inciso. E appunto la mia preoccupazione è che non sia comunque un gap permanente, no? Cioè Bravo. che si possa comunque in qualche maniera ripristinare la relazione con i compagni, con i coetanei. Cioè, tu pensa che comunque entrambi giocavano a calcio, erano iscritti alla squadra di calcio, qui locale, insomma, no? E quindi l'impossibilità di poter allenarsi anche con i propri coetanei, di poter farsi le partite a pallone, eccetera, a livello psicologico sicuramente incide, no? E appunto la cosa importante che mi preoccupa è che non sia un gap permanente. Quindi si possa in qualche maniera ritornare alla situazione normale e che possano riprendere la vita normale, le relazioni normali. No, perché ti ho fatto queste domande praticamente, perché sempre un articolo di Maurizio Blondet Sì. di un paio di mesi fa, seconda causa di morte per i giovani da 15-24, quindi un po' più grande c'è dei tuoi figli, però sui 4.000 suicidi l'anno, se nel Sì. Sì. nostro paese, riferisce l'Istat, oltre il 5% è compiuto dai ragazzi di sotto i 24 anni, e quindi c'è stato un fatto poi che mi ha molto colpito, poi ti faccio vedere praticamente. Mi ha molto colpito di un bambino a Bari. Sì. Praticamente faccio vedere questa foto, questa immagine. Questo praticamente è come se stanno riducendo i nostri figli. Guardate qua. Praticamente è un bambino di 9 anni, è morto in piccolo, di tuo figlio Paolo. È morto impiccato questo pomeriggio a Bari. Questo è l'articolo 25 gennaio 2021. Il corpo senza vita è stato trovato dai genitori nella sua cameretta. Quando praticamente incide, soprattutto. Mi ha molto colpito un articolo dell'altro giorno in cui praticamente c'è stato praticamente un aumento a dismisura anche di tra minori ed adolescenti, anche su età di 10-11 anni, di consumo di materiale pornografico e compagnia. Beh, cioè, quante secondo te, uno non vuole negare l'esistenza per carità, però praticamente. Ah, Non si è certo. fatta, a mio parere, la gestione di questa situazione sta pessima, soprattutto per le scuole. E soprattutto praticamente con queste immagini, vedete, questi banchi a rotelle abbandonati e tutto praticamente, Certo, lasciati là. non si è fatto nulla, soprattutto per quanto riguarda i bambini, i ragazzi e tutto, rinchiudendoli in casa, facendoli morire in casa praticamente, e ancora oggi praticamente con un'approssimazione
e con una cosa, da ministro Azzolina, mo, praticamente siamo stati a questione, non c'è stato nessun miglioramento, come se poi praticamente i ragazzi fossero gli untori, cioè i bambini sono gli untori, quando invece praticamente scientificamente appurato che i bambini non sono praticamente, non c'è assolutamente contagiosità e cosa c'era. Cioè, come l'hai vissuto questa valutazione che sto facendo con te e soprattutto vedere questa immagine, vede? Tutta l'estate scorsa abbiamo parlato dei banchi a rotelle buttati e cose. Prego, Ma prego, prego. infatti, sì, guarda, la dimostrazione che c'è qualcosa che non va proprio a livello governativo, a livello di gestione, è che a distanza di un anno noi siamo sempre nella stessa condizione. Quindi comunque con i bambini, gli adolescenti, gli universitari rinchiusi in casa, che sono comunque costretti a collegarsi a questi benedetti PC per poter seguire le lezioni, per poter fare qualcosa. E insomma, nel giro di un anno io penso che la possibilità di trovare una soluzione ci fosse, ma è possibile che dopo un anno siamo ancora nella stessa identica Vorrei condizione. ricordare una cosa, in Francia dove i contagi sono il doppio, il triplo dell'Italia, perdendo il triplo anche dell'Italia, le scuole sono ancora aperte oggi, Esatto, sono ancora aperte. sono sempre state aperte, Sono ecco. sempre aperte. Esatto, quindi insomma questa è sicuramente una situazione un po' paradossale, no? Ti trovi impotente alla fine, secondo me, non hai la possibilità di pensare anche proprio ad un futuro e lo stesso vale per noi, ma lo stesso vale anche per i ragazzi, per i bambini, per gli adolescenti e quindi purtroppo è normale che Come vede, però, aumenti. Sì, i tuoi dimmi, dimmi. studenti, i tuoi ragazzi universitari che sono più grandicelli, come Sì. li hai trovati? Come li vedi praticamente? Dietro questa tab praticamente con le formelle piccole e tutto, cioè, come li vedi tu praticamente? Guarda, secondo me sono messi ancora peggio dei più piccoli, sai? Nel senso che loro vivono questa situazione in maniera ancora più forte perché hanno un'età superiore, comunque sono anche meno gestiti dai genitori, cioè ormai sono grandi e quindi i genitori non hanno neanche più la possibilità di gestirli in prima persona come facciamo noi con i bambini più piccoli. E purtroppo, e di questo ne parlavo anche con mio marito e con chi capita spesso e volentieri, io li vedo a volte adagiati, no? Adeguati a questa situazione, che è la cosa peggiore. Brava, Ti faccio questo esempio c'è una concreto. sorta di rassegnazione, Ma così sì, deve essere, così. Questa è la bravo, cosa peggiore che esatto. Crociata Cattolica combatterà fino alla fine. È la cosa Brava. peggiore perché ti trovi comunque inserito in un tunnel dal quale fai fatica ad uscire. Ti dirò, qualche giorno fa, una settimana fa, avevo proposto a un gruppo di studenti appunto dell'università la possibilità di fare qualche lezione in presenza con la certificazione mia, eccetera, perché si trattava di laboratori che potevano in qualche maniera prevedere la presenza in aula. Ma pensa che la maggior parte di loro mi hanno detto: no, no, ma noi preferiamo l'online perché? Perché ormai si sono adeguati, si sono adagiati a questa situazione e davvero secondo me è drammatico perché non è soltanto una questione di online didattico, cioè di collegarsi e di far fatica ad imparare attraverso lo schermo ed è evidente, ma è anche una questione relazionale, cioè si adagiano, si adeguano, si abituano ad essere mediati dallo schermo. Ed è la situazione Terribile, psicologica peggiore che terribile. ci sia. Per cui, secondo me, è ancora più urgente, il ritorno alla normalità per i ragazzi più grandi. Terribile. Io ti voglio leggere una cosa di questo Sì. articolo, sembra una bussola piena, per far capire, io non mi rassegnerò mai che questo è il futuro. Cioè, anche se la transizione ecologica vuole questo, Crociata Cattolica non può rassegnarsi, non vuole rassegnarsi a questo futuro. Mo ti leggo questo praticamente. I quattro adolescenti non sono però inservibili al sistema, al contrario servono come esseri non pensanti. Come consumatori, in fondo la loro parte la fanno già in cameretta, hanno Netflix, altrimenti fattura, se devono comprare qualcosa hanno Amazon, e se hanno fame sono i costi del food delivery, i quali arrivano a casa con hamburger e pizza. Siete soli, nessun problema, per gli amici sono Zoom e gli altri.
cosa vi lamentate sempre degli sistemi? Tutto ciò di cui avete bisogno nel vostro smartphone, che vi accomoda tutto quello che fate: studio, ricreazione, riposo, svago, amicizia, tutto virtuale, il mondo Esatto. virtuale, eccetera. E in quanto al bisogno di relazioni porno YouTube, che aumenta i fatturati, può sopperire ai primi fremiti. Io sostengo la protesta dei ragazzi, proprio perché disorganizzato, proprio perché perdente, proprio perché indifeso e goffa. Proprio perché è una protesta che mira a essere salvo, non a ottenere diritti vaghi e concessioni ambigue, perché senza sapere, le vittime del sistema lo combattono senza pure immaginare quanta libertà e quanta rivoluzione sia in quel gesto. Perché decidere il loro bene significa anche rendersi conto dei danni che sono stati fatti quest'anno, sono orribili, se che continuano, eh? Questa a gennaio, e mo' praticamente è passato un altro anno. Io non mi rassegno a questo, cioè un mondo virtuale, un mondo praticamente falso, menzognere, cioè in cui praticamente si è tolto la cosa che ci fa uomini sociali, che è alla base di Sì. Certo. tutte le... cioè la relazione umana, cioè... Di fronte a questo praticamente mi inorridisce il silenzio e anche questa rassegnazione. Tu che pensi, Francesca? Cioè, questa è la cosa più grave di tutto questo praticamente. Di persone Infatti. che praticamente di questo problema dei ragazzi si parla soltanto sopra sopra, ma non si va fino in fondo al problema, che praticamente ci si è abituati a questo mondo falso. Esatto, già c'era comunque la tendenza anche prima, no? della pandemia, prima di questa situazione che si è venuta a creare, c'era già la tendenza dei giovani, degli adolescenti a nascondersi dietro ai social, dietro ai Sì, video, eccetera, brava. eccetera. Nickname e compagnia bella. Esatto, Sì, no? sì, sì. Quindi a mondi comunque falsi alla fine, no? O comunque non reali, io non dico che siano falsi, ma comunque non reali. E dopo la pandemia, dopo il lockdown, eccetera, ovviamente questa situazione è diventata legalizzata, no? È come se ci fosse stata l'autorizzazione suprema da parte dello Stato e quindi anche proprio sottolineare che questa tendenza è una tendenza ormai positiva, che non si può fare a meno, no? Non si può fare a meno di nascondersi dietro i video, dietro i social, eccetera, eccetera. Ecco, e quindi è drammatico, è proprio Terribile, sì, e terribile. Cioè, bisognerebbe intervenire effettivamente, fattivamente, questo sì, è anche di assolutamente. corsa, come praticamente, guarda, ti leggo Sì. questa lettera di una docente come te, Sara Bartolomea, che ha scritto. Questo denota proprio il dramma che è nascosto praticamente, ma che non si vede al di là della frequenza o meno, cioè non si vede il dramma di rinchiudere le persone dentro casa e abituarle a un mondo virtuale completamente falso, che non rispecchia questo. E avremo nei prossimi anni una media di depressi, di persone Certo. psicologicamente fragili, persone praticamente chiuse, instabili mentalmente, che è una cosa terribile. Credo di aver vissuto oggi uno dei momenti più intensi della mia carriera docente. Tutto è iniziato questa mattina quando, dopo un'ora di spiegazione in DAD, una delle mie alunne, per dovere di cronaca specifica, una dell'8 facile, sempre attenta e presente a distanza a scuola, mi ha detto: professoressa, io non voglio più di ascoltarla, voglio che sia lei ad ascoltare me. Sono stanca, sto male, voglio una vita normale. Cioè, se la normalità è questo, è una cosa terribile. Non mi importa il tira e molla che fa la politica, il problema non è solo la didattica a distanza o in presenza, ecco. Il problema è Esatto. che nessuno ci chiede come stiamo, tanto noi non abbiamo problemi e facciamo solo capricci. A lei si è accorta tutta la classe, li ho ascoltati, mi sono sentito in colpa perché in questi mesi ho pensato solo a portare avanti il programma ed avere valutazioni. Ho chiuso il cane e l'empatia tutta concentrata sulla bella figura da fare con il ministero, perché non si dice che in dato si perde tempo. Ho smesso di essere insegnante e sono diventato una burocrate e invece il tempo l'ho perso. Non mi sono accorto, non ho voluto fare che i miei alunni si stanno spegnendo, Ah, certo. essendo impauriti dal futuro e che vorrebbero solo più ascolto di tutti. Ho pianto con loro, ho pianto per loro. Cari alunni, vi chiedo scusa per aver come pratiche da smaltire. Vi chiedo scusa se non ho scordato i vostri silenzi carichi di angoscia. Vi chiedo scusa se non ho capito che dietro a quel comico non consiglio c'era l'apatia delle vostre giornate senza più colori. Cari ragazzi, non dobbiamo farvi spegnere, in fondo siete voi il nostro futuro. E a mio parere, la politica attuale,
la classe dirigente attuale ha dimenticato che questi sono i nostri futuri, i ragazzi, completamente Certo. dimenticate cose. Io mi sono messo a piangere, sono ancora commosso nella Gerusalemme, perché vedo il dramma di tanti ragazzi praticamente, che rappresentano i ragazzi di 13, 14 anni, ma anche i tuoi bambini rappresentano fra 10, 15, 20 anni la classe futura. Ma che mondo stiamo costruendo, Francesca? Che Eh mondo? sì, eh sì, eh sì. E anche rischiamo che queste nuove generazioni abbiano meno possibilità rispetto magari alle generazioni emergenti adesso, no? Perché proprio non hanno avuto le stesse possibilità formative, anche proprio didattiche, no? Cioè imparare dietro a un PC o imparare in presenza non è la stessa cosa. E quindi No, rischiamo anche no. proprio di formare, oltre che delle persone fragili a livello emotivo, a livello psicologico, anche delle persone tra virgolette ignoranti, no? Cioè che hanno comunque meno possibilità, meno istruzione, meno cultura, meno sviluppo cerebrale rispetto agli altri. E quindi che futuro abbiamo? Non positivo. Certamente questo è un dramma, e infatti, proprio questo, un altro articolo di Maurizio Blondet, riduzione dell'aspettativa di vita dei bambini per scuole chiuse. Cioè, praticamente il nostro. Allora, questo è il grafico, vedete? Questa praticamente in caso di scuola aperta e questa in scuola chiusa. Vedete qua che differenza abissale? Come Certo. crolla l'aspettativa di vita, vedete qua? E soprattutto il nostro analitico, decisione arrivata della mancata istruzione durante il 2020 e continua nel 2021 con tutti questi perenni, lockdown, zona rossa, arancione, rossastra e compagnia bella. Potrebbe essere associata a una stima di 13,8 milioni di anni di vita persi. Sulla base dei studi statunitensi, una stima di 0,8 milioni di anni di vita persi sulla base dei dati di studi europei. Cioè, noi stiamo per curare un virus che, con cifre praticamente alla mano, ha una mortalità dello 0,6%, 0,7%, stiamo ammazzando i nostri figli dentro casa. Tu, come mamma, cosa ti sai dire? È Sì, terribile questa cosa. è terribile appunto perché Ecco non perché tu lo sei vedi una delle mamma, tu i bambini prospettive, tutti, no? sei un insegnante. Certo, non vedi delle prospettive concrete per il futuro, no? E quindi questo ti avvilisce perché non sai bene cosa succederà nel futuro per queste creature, per questi figli, questi comunque studenti che porti nel cuore, no? Alla fine. E quindi è avvilente. Te lo dico sinceramente, proprio. Soprattutto due osservazioni e poi ti lascio, Francesco, due osservazioni, ultime due osservazioni. In questo contesto, praticamente, questa lettera mi ha commosso, per quando praticamente dà speranza, perché bisogna dare speranza, soprattutto, e questa lettera praticamente è molto significativa, di una ragazza, di una bambina che mi ha commosso il 5 gennaio 2021 e ha detto: il periodo più soffocante che mi ha fatto sentire come se fossi in una stanza ristretta, fatti acceso senza aria, ormai da più di un mese e mezzo. Mia madre è stata contagiata, è risultata positiva al tampone e di conseguenza ci siamo dovuti rinchiudere ancora di più la nostra piccola casa per la quarantena. Io, mio fratello di 11 anni, mia madre e mio padre, chiusi tra quattro pareti con una sola camera da letto, una sala, una cucina e un bagno. Uno dei motivi che mi causa sensazioni di oppressione è proprio il fatto di abitare con altre tre persone in una casa che in realtà sarebbe adeguata per due. Non ci sono spazi privati in cui poter piangere e sfogare, senza avere l'ansia del fatto che la mamma possa entrare da un momento all'altro dalla porta e vederti piangere. Un luogo in cui possa avere qualche minuto in solitudine per poter riflettere e avere silenzio. Il silenzio è ciò che manca, ciò che a volte manca. Il mio tempo è dedicato totalmente alla testa. La mattina seguo le lezioni della scuola a distanza, il pomeriggio faccio la professoressa a mio fratello. La sera dico ancora il mio tè perché non vorrei che la situazione pesasse troppo come sto pesando a me. L'unica cosa che ancora non mi fa perdere la speranza e che mi fa dimenticare lo schifo di situazioni in cui mi trovo, in cui il mondo si trova, è la mia fede in Dio. La Certo. notte è un momento in cui tutti i pensieri, angosce, dubbi e preoccupazioni spariscono. Ci sono io che, solo io che prego e leggo la Bibbia. A notte riesco a trovare quella pace che non ho trovato durante il giorno. Tutti dormono, il mio dorme, io mi dedico a ciò che veramente mi interessa, mi porto avanti in questa vita. La fede è che ci sia qualcuno che al contrario di tutti gli uomini terreni possa e riesca a fare tutto. Non rinuncio mai a momenti in cui dedico il mio tempo della mia vita spirituale perché mi fa stare bene. Spesso e volentieri vado a dormire anche verso le 4:30 del mattino perché cerco sempre di finire di studiare e non rimanere indietro per poi fare quello che mi piace di più. Questa è una piccola di ciò che sto provando in questo periodo. Ecco. La fede aiuta, e come ti ho dato, sicuramente io conosco Daniele, un grande uomo di fede, ho piacere di parlare con te, come in famiglia
la fede, soprattutto in questi momenti così difficili per dare un messaggio. Io Certo. vengo dalla terra di Padre Pio, cosa c'è? Soprattutto in questi momenti Sì. così, così difficili. Prego, Francesco, prego. Se vuoi Certo. raccontare pure qualche episodio, soprattutto nel primo lockdown di quest'anno, quanto la fede ha aiutato la famiglia Trabucco e anche a te ad andare avanti. Prego. Certo, vabbè, guarda, la fede è una grazia, no? Non è assolutamente scontata, quindi comunque la devi riconoscere, quindi non può appartenere a tutti, cioè non tutti comunque la riconoscono, no? E noi come famiglia questa grazia ce l'abbiamo, ecco, per cui sicuramente siamo stati avvantaggiati l'anno scorso come anche quest'anno. È un sollievo, non lo nascondo. L'anno scorso, tra l'altro, il primo lockdown è capitato proprio nel periodo di Quaresima, no? È iniziato Sì, nel periodo bravo, di Quaresima bravo, e bravo. quindi sì, forse è stata veramente una grazia, no? Nel senso che durante il periodo della Quaresima, lo sai perfettamente, la preghiera si intensifica, ci sono comunque anche delle preghiere particolari che ti riconciliano particolarmente con Dio, con Gesù, e quindi questo è stato sicuramente un sollievo. Poi in questo secondo periodo, quindi quest'anno, ma anche a ottobre, novembre, abbiamo sempre frequentato la messa e questo ci ha sicuramente aiutato anche i bambini, perché comunque i bambini hanno sempre fatto i chirichetti, che può sembrare una banalità, No, però non è un momento di è, socialità. È un assolutamente. momento di socialità forte, no? E ti dirò, anche per me, avere quantomeno la prospettiva la domenica di poter andare a messa è importante, no? Proprio perché hai la possibilità di incontrarti con altre persone che non sono quelle della tua cerchia di famiglia, della tua cerchia del lavoro, eccetera, eccetera, e hai comunque la possibilità di avvicinarti concretamente con la preghiera a Dio. Quindi per noi è stata sicuramente una cosa molto importante. E appunto raccontando un episodio Sì, certo. particolare che ci riguarda come famiglia in senso lato. Sì, assolutamente, questo è Allora, importante. guarda, io ho una mamma, non ho più il papà, però comunque la mia mamma, che è anziana, non più giovanissima, diciamo così, che sta bene, che abita a Belluno. Noi abitiamo in un paesino vicino a Belluno, lei abita in città a Belluno, e come dicevamo prima, in città è anche più difficile, no, vivere questa situazione, questo momento. Mia mamma, tra l'altro, non è mai stata una persona particolarmente estroversa, no, abbastanza chiusa in se stessa, così. E insomma, a messa ci va e non ci va, però in questo periodo anche lei proprio sente la necessità di pregare, la necessità di andare, di partecipare alle funzioni, no? Perché, vabbè, per la socialità, ma anche proprio per avere uno scambio intenso con quella che è la preghiera. E quindi questo è bello, è importante, no? Ti dà proprio l'importanza della dimensione anche della preghiera, della spiritualità in questo momento difficile. Sì, una cosa volevo chiederti. L'altra sera mi ha fatto molto piacere quando praticamente attraverso anche un modo di utilizzare i mezzi i mezzi tecnologici, abbiamo pregato assieme a Daniele, insieme a un altro amico, nel primo lockdown soprattutto in cui era impossibile uscire di casa, praticamente, Certo, c'erano dei momenti di preghiera, cose eccetera. Come praticamente, vuoi raccontare qualche giornata particolare in quei terribili mesi di carcerazione domiciliare proprio forte? Sicuramente c'è il lockdown sempre, però praticamente c'è qualche spiraglio di movimento in questo periodo. Invece lì praticamente era pure impossibile scendere no, fuori casa. infatti non si poteva, Praticamente vuoi raccontare qualche episodio? Perché questa è una cosa, perché la Crociera Cattolica è una rete di condivisione, di momenti proprio di creare una scialuppa, una barca, in cui praticamente tutti dobbiamo salirci, in cui ci sta al centro Cristo Re. Prego, 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 Francesco. certo. Dai, racconta qualche Allora, episodio, sì, certo, ma guarda, noi in anche cui la nella... fede, come la fede ha aiutato la tua famiglia, prego, Sì, certo, cioè, anche appunto nell'altro lockdown comunque noi
avevamo dei momenti di preghiera familiare, quindi soprattutto la sera, la coroncina, il rosario, insomma, questi momenti anche con i bambini, vedo che insomma partecipano volentieri anche loro. E ogni tanto, tra l'altro, ogni tanto, almeno una volta a settimana, facevamo anche dei collegamenti via Meet, Skype, eccetera, con altre famiglie di amici, proprio per recitare il rosario, la coroncina assieme. Poi, sai, a me piace, è sempre piaciuto moltissimo scrivere e scrivere anche proprio delle preghiere, o comunque delle riflessioni sotto forma di preghiera. E quindi la sera, quando avevo concluso un po' tutto quanto, il lavoro, la famiglia, messo a letto un po' tutti, anche il marito, e mi rilassava tantissimo proprio mettermi là da sola con me stessa, con un bel foglio e scrivere qualcosa proprio anche di ringraziamento a Gesù e che potesse veramente unirmi ancora di più con la fede. Poi un'altra cosa bella che ci è capitata è di organizzare appunto con le altre famiglie, con le altre persone credenti, un po' così, i nostri vicini, dei momenti di preghiera collettiva senza essere presenti, cioè ci davamo magari degli appuntamenti, no? Guarda, questa sera magari preghiamo per tutte le persone ammalate, noi diciamo il rosario alle 21, fatelo anche voi, e questa è una bellissima comunione spirituale, no? Cioè non è una comunione effettiva, perché non siamo presenti nello stesso momento fisicamente, però l'idea di pregare assieme nello stesso momento è comunque una grande unione spirituale, comunione spirituale, che in fondo penso che sia quello che ha sempre voluto anche Gesù, no? Nella sua infinita misericordia alla fine, cioè non essere presenti, ma essere presenti a livello di spirito, essere assieme uniti a livello spirituale. Ti ringrazio di cuore di questa bellissima chiacchierata, Grazie. Francesca, grazie. E un'ultima cosa, concludi tu praticamente. Cosa ti auguri, naturalmente prima della preghiera finale, un'ultima domanda, cosa ti auguri per il futuro come insegnante, come mamma, eccetera, soprattutto in questione difficile per tutti praticamente, una parola come donna, come mamma e come insegnante. Ti ringrazio di cuore, Francesca, prego. Grazie a Concludi tu. te Gianluca per la possibilità. Allora, guarda. Quando vuoi il canale è sempre aperto, per la famiglia Trabucco è straperto. Grazie, Prego, prego, grazie Francesco, prego. Gianluca, grazie. Allora, guarda, io ho l'assoluta convinzione che niente più tornerà come prima, niente più sarà come prima. Ecco, la speranza che io ho sia come. Perché questa convinzione, Francesco? Questa convinzione, cioè che questa convinzione la penso pure io, ma motivazione, lo so, la penso pure io, però dimmi. Niente tornerà come prima, perché ormai proprio a livello mentale siamo cambiati, no? E quindi anche proprio nelle relazioni con gli altri non sarà più come prima. Ecco, cioè sarà tutto rivissuto in base a questa esperienza che abbiamo avuto. La speranza che io ho per il futuro, perché comunque speranze dobbiamo averne nella maniera più assoluta, la Assolutamente. speranza è che non tutto il male venga per nuocere e quindi che questa esperienza assolutamente brutta, negativa, possa comunque lasciare delle tracce positive, quindi che da questo dolore, da questo cambiamento, possa, come in tutte le crisi, diciamo così, rinascere qualcosa di bello, di positivo, diverso, perché, ripeto, sarà sicuramente diverso, ma magari possa rifiorire qualcosa di nuovo che ci dia delle possibilità in più. È una speranza, è una speranza. Certo. Cioè, dalla Da, crisi. dal male c'è Possa, sempre il bene, sì, signora, esatto, vero, che possa, certo. dalle crisi, no, che possa comunque rinascere, ripartire qualcosa di bello. Lo Ecco, dico questo. naturalmente anche a tante mamme, come a Carmela, come ha parlato oggi Francesca, voglio sentire altre mamme perché è importante. Questi 40 minuti sembrano che non sono in poi, ma sono importantissimi perché si fa rete e si fa praticamente comunione di amicizia e comunione spirituale e comunione anche di unione, soprattutto in questo momento drammatico, perché siamo tutti sulla stessa barca, chi più e chi meno, nei diversi stati di vita stiamo soffrendo tutti.
Allora, oggi è giovedì santo, concludiamo con un'Ave Maria, se sei d'accordo, Certo, Francesco, certo. in onore praticamente per la tua famiglia, per tutte le famiglie italiane, dalla Campania, da Tutte. Benevento al Veneto, e da Certo. nord al sud, all'inizio del Triduo Pasquale, adesso si inizieranno proprio tra qualche ora le funzioni del Triduo Pasquale giovedì santo, eccetera. Ave Maria, grazia plena, Domus Tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Santa Maria, Maria, Mater Mater Dei, Dei, ora pro ora nobis pro nobis peccatoribus, peccatoribus. nunc et in hora mortis nostri. Amen. Allora, Gianluca Martone, presidente di Crociata Cattolica, e l'amica carissima Francesca Ferrazza, moglie del mio carissimo amico Daniele Trabucco, vi salutano. Vi auguro un santo giovedì santo. Ciao Francesca e grazie. Grazie Gianluca, Ciao, grazie, ciao, grazie, grazie a tutti. ciao, 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 ciao,